cosa vuol dire guarire? Cosa vuole dire curarsi? Il tema della cura, prendersi cura di se stessi, prendersi cura degli altri, curare le proprie ferite. Ci sono tante variazioni sul tema cura, curarsi, prendersi cura, tutte importantissime. E ognuna leggermente differente dalle altre. Prima di tutto dovremmo renderci conto che noi, come qualunque altro essere vivente, siamo una unità di corpo, parola e mente. Quindi ogni qualsivoglia cura o prendersi cura o curare deve prendersi cura e curare tutti questi tre aspetti. Non possiamo curare solo il corpo, tralasciando la mente e l'energia, se c'è parola si intende l'energia, non l'energia vitale, perché inevitabilmente non vediamo la pienezza e la completezza di chi abbiamo di fronte. Se noi non ci prendiamo cura di noi stessi, nella nostra interezza, non ci prendiamo cura delle persone che amiamo nella loro interezza, il corpo, parola e mente, e beh, c'è qualcosa che inevitabilmente porterà al fallimento. Non si può pensare di curare, curarsi, prendersi cura, se non prendendo l'altro nella sua totalità, in tutti gli aspetti che lo compongono. E questo è il primo punto. Non c'è cura se non cura della totalità, quindi della armonizzazione dei vari aspetti. Se vogliamo che ci sia una vera cura, dobbiamo fare sì che il corpo, la mente, l'anima, l'energia interiore, eccetera, siano tutte armonizzate fra di loro. Non possiamo pensare che ci possa essere una guarigione che tagli fuori uno di questi aspetti. Come colui che ha problemi psicologici non può pensare che il suo corpo non ne risenta, così chi ha problemi fisici non può pensare che la mente non ne risenta. E così via. Quindi, perché noi siamo un'unità vivente, non siamo tante cose separate, tanti pezzi di un marchingegno che in qualche modo funzionano insieme. No, siamo un'unità vivente, che è una cosa completamente differente. E come unità vivente dobbiamo essere curati e come unità vivente dobbiamo prenderci cura. L'altro punto importantissimo è quello della interconnessione. Non c'è cura, non c'è guarigione, non c'è prendersi cura se non nell'ottica dell'interconnessione. Io sono interconnesso con tutto ciò che c'è. Non sono, nessun uomo è un'isola, no? Scriveva già tantissimi anni fa Thomas Merton, un suo bellissimo libro molto famoso, no? Monaco Cistercense, Thomas Merton. Nessuno è un'isola, nessuno è separato da tutto ciò che esiste. Io non posso essere felice se tutti attorno a me gli altri sono infelici, non posso essere sano se vivo in un ambiente che non è equilibrato e non è sano. Dobbiamo renderci conto di questa interconnessione, renderci conto che ogni nostra scelta, dalla più piccola alla più grande, può provocare cambiamenti radicali. Piero Scanziani, nella sua avventura dell'uomo, nella sua pagina, diceva: sì, pensate, oggi ho deciso di fare il trasloco, però che cosa provocherà questo? Che il ragazzo che viene col camioncino per prendere i mobili incontrerà la ragazza del pianerottolo di fronte, si sposeranno, avranno dei figli, no? Se io non avessi fatto il trasloco, questo non sarebbe successo. E così. C'erano esempi di questo genere. Attenzione. Ogni cosa che noi facciamo, dalla più piccola alla più grande, no? Questa è la famosa legge del karma, la causa ed effetto, ha
tutta una serie di interconnessioni, e quindi noi siamo interconnessi con tutto. Prendersi cura di noi vuol dire anche prendersi cura di tutto ciò che è legato a noi, curare la nostra armoniosa unità interiore, no? Corpo, parole, mente, ma anche curare la nostra interconnessione col mondo, le persone e le cose attorno a noi. Ecco, se questi due aspetti vengono messi in gioco, allora possiamo veramente dire che possiamo prenderci cura di qualcosa, di qualcuno, di noi stessi, e possiamo pensare che questa cura possa avere alla fine successo. Proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi era arrivata chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.